mi sembrano inequivocabili, cioè nel senso erano versi scimmieschi destinati a un giocatore nero, poi in questo caso era Balotelli. Balotelli poi è anche, insomma, da questo punto di vista magari considerato un giocatore da colpire sempre e comunque. Il fatto che venga colpito poi con versi scimmieschi fa capire quanto razzismo ci sia ancora nelle curve italiane. Addirittura questa mattina il capo ultras dell'Hellas Verona sostiene che Balotelli non potrà mai essere considerato pienamente italiano, nonostante la cittadinanza, nonostante insomma sia a tutti gli effetti italiano. Sì, questo fa parte di una lunga scia, insomma, fa capire anche in parte la consapevolezza del capo ultras veronese, che non a caso è anche un militante politico di estrema destra, e rientra nella lunga scia, nella lunga tradizione, soprattutto di quelli che negli stadi, e non solo negli stadi, sono consapevolmente schierati all'estrema destra. Mi ricordo che ai tempi che furono con Carlton Myers, quando giocava nella Fortitudo, quando arrivava al Varese, il coro era: non esiste un negro italiano. Per cui, insomma, mi pare che rientri in questo tipo di stessa logica identitaria e molto razzista e discriminatoria. In realtà, appunto, in questi anni il razzismo non si è concentrato solo negli stadi, e semmai il problema è che è uscito anche, no, dagli stadi. Secondo me c'è entrato perché c'era comunque un humus, insomma, fertile nella società italiana. In certi casi è stato anche arginato, anche nelle stesse curve degli stadi. In questo momento, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un evidente problema di carattere sociale. Cioè abbiamo, l'Italia risente di una forte componente, insomma, razzista, degli atteggiamenti razzisti nel quotidiano, e questo si sviluppa in maniera, come dire, abbastanza pregnante negli stadi. Non a caso anche i versi scimmieschi di ieri a Verona venivano in particolare dalla tribuna. Quali misure si potrebbero prendere per stroncare il fenomeno negli stadi? Perché c'è chi parla di sospensione delle partite, chi di multe. Quali sono, secondo te, e la tua esperienza ovviamente, gli strumenti migliori? Gli strumenti migliori sono sempre quelli di una consapevolezza da parte di tutto il mondo del calcio, di conseguenza un richiamo che non deve essere solo lasciato in mano al giocatore nero che subisce il coro razzista, né neanche nemmeno solo all'arbitro, ma deve essere una consapevolezza che tocca a tutti gli attori in campo durante la partita, perché mi piacerebbe che ogni tanto fosse un giocatore bianco, insomma, che prendesse il pallone e lo cacciasse fuori per dire basta, non possiamo sopportarlo. Per cui non esattamente sempre quello che è vittima dei soprusi, ma anche una sorta di comunanza da parte del resto della squadra o comunque di tutti i giocatori che sono là. E quello potrebbe comunque fare una piccola differenza. D'altra parte, al di là che, insomma, adesso è da un po' di tempo che mi sembra che il mondo del calcio su questo si stia in generale interrogando, poi con le dovute differenze, abbiamo visto gli Juric ieri che, insomma, non migliorava. D'altra parte servirebbero gli interventi forti di carattere sociale, cioè dei progetti di intervento sociale negli stadi, avendo i giocatori magari come testimoni consapevoli, ma non avendo neanche i giocatori in certi casi, cioè, però cercando di sviluppare comunque degli interventi sociali, e su quello, insomma, le squadre potrebbero limare qualcosa nell'ingaggio dei giocatori e pensare che hanno una responsabilità sociale anche da mettere in piedi. Quindi insomma non pensare solo al business, ma intervenire proprio su una dinamica sociale. Hanno una funzione sociale, e questa funzione sociale, quando c'è da battere cassa, la evidenziano, e se ne dimenticano certe volte quando invece sarebbe da valorizzare, da tirare fuori anche delle risorse. Sì, certo, ce l'hanno. Nell'ultimo periodo stiamo in effetti, come WISP in questo caso, dialogando con l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, per far aprire un osservatorio sulla violenza discriminatoria nello sport, negli sport, da quelli di vertice a quelli amatoriali, per cercare di capire, di quantificare un po' meglio il fenomeno, che secondo noi è molto cresciuto nell'ultimo periodo, però è sotto traccia, tranne appunto i casi più evidenti, e per cercare poi dopo di trovare delle risposte adeguate, insomma, a questo tipo di problema che sta invadendo soprattutto gli sport amatoriali.